175. Santa Maria delle Mole, attraverso Roberta S., a cura di VB, guide. Bentrovati e bentornati. La vostra frequenza in questo cerchio di luce fa di voi le persone che oggi siete, sempre alla ricerca di qualcosa di buono da poter apprendere e imparare a vivere. Ricordatevi, fratelli, che ovunque voi siate c'è la vostra bontà, la vostra capacità di essere all'altezza del vostro amore interiore. Dunque, non pensate di dover stare qui per essere migliori, perché la vostra capacità di migliorare va al di là dei luoghi che frequentate e delle persone che vi possono o non vi possono consigliare. Sappiate però scegliere come muovervi nelle vostre situazioni quotidiane. È lì che voi potete fare la differenza. È lì che potete applicare quel vostro amore, quella vostra realtà interiore che è già vostra e già vi compone. Dovete solo imparare con il vostro coraggio a tirare fuori da voi ciò che di voi ancora non conoscete bene. Per fare questo c'è bisogno della vostra attenzione e voi credete che venendo a degli incontri la vostra attenzione possa migliorare. In parte è vero, ma in parte dipende anche da come voi, poi, gestite ciò che vi inviamo attraverso questo mezzo e attraverso voi stessi, perché siete tutti in contatto con quella dimensione che andate cercando nei libri o nelle parole degli altri, perché siete voi stessi in realtà pluridimensionali. Questo ve lo diciamo non per spingervi a credere a qualcosa che non potete neanche vedere, ma per ricordarvi chi siete, perché queste parole potrebbero sembrare alla vostra mente più semplici di come la vostra mente le elabora. Se la vostra mente rimane aperta, rimane pulita da tutti quei ragionamenti che non sfociano nella libertà, ma solo nella chiusura, allora ogni vostro passo viene impregnato della vostra capacità di agire e di essere a livello rotondo. Le vostre certezze sono spesso incongruenti con ciò che siete realmente. Allora accorgetevi che le certezze della vostra mente appartengono alla vostra mente e che voi andate oltre la mente che avete. Usate i vostri pensieri per rendervi la vita più semplice, per rendervi l'esistenza più piacevole, non per complicarvela o per essere vittime di pregiudizi e di schemi mentali. Continua.